Finisce 2-0 la partita di oggi, una brutta sconfitta dove avete creato poco. Quanto fa male la sconfitta di oggi? Fa molto male perché veniamo da un po' di risultati positivi, la squadra stava lavorando bene, c'era un bel clima e rovinato poi settimana scorsa da un'espulsione a fine gara, da due infortuni che abbiamo avuto durante la settimana e dalla brutta prestazione di oggi. Il ragazzo diceva che era una finale e loro l'hanno vinta e non l'hanno persa. Sì, i vostri dati dicono che avete subito 45 gol, però ne avete fatti 50, quindi davanti andate bene. Cos'è che non funziona nella fase difensiva? No, la fase difensiva parte dall'attacco, quindi c'è un problema di misure e di movimento. Cioè ci dobbiamo muovere tutti quanti insieme e se ci sfilacciamo, come è capitato nell'occasione dei due gol di oggi, la difesa ha ben poche colpe. C'è da lavorare sulla fase di allacciamento dei reparti. Sì, siete vicini alla zona retrocessione, ma siete anche comunque, visto che la classifica è corta, non siete lontani dai primi posti. Ti chiedo a che cosa ambite, dove ambite ad arrivare a fine campionato? Noi dobbiamo assolutamente salvarci, non c'è altro obiettivo che la salvezza. Le ambizioni della squadra sono umili e dobbiamo lavorare con questa umiltà per salvarci e mantenere questa categoria. Ok, grazie mille, ciao. Ciao.